Serie B-Win. Appassionati. Appassionati della Serie B-Win, una buona serata dal Romeo Menti di Castellammare di Stabia da parte di Andrea Di Staso. Appuntamento interessantissimo quello tra le Vespe di Piero Braglia e il Modena di Walter Alfredo Novellino. Dal 2000-2005 134 presenze, una rete per Paolino Ponzo, salutato così dal pubblico del Menti. Può dunque partire, e allora disimpegno da parte del Modena, male eseguito perché Caserta arriva sul pallone impreciso del nigeriano, poi va a calciare verso la porta difesa dalla Colombi, che non può avere difficoltà, la presa sicura da parte del numero 1 Emiliano. Rimane qualche perplessità sulla scelta di Velotti di aver fatto continuare. Occhio zitto, si butta dentro, cerca il tiro in porta, pallone alto sopra la traversa, c'erano Cellini e Acquistini dentro l'area, soprattutto Cellini. Altro lancio lungo, non imprendibile proprio era De Magni, prova la continuità all'azione sul racco, occhio all'uruguagio che va a calciare in maniera insidiosa dalla distanza, pallone che scende, attento a Nocchi, deve concedere il primo tiro della bandierina del match. Ancora il duello che si ripropone, però Costia Calameglio, bello il palleggio del giovane calciatore ghanese, poi Cellini offre la sfera a Mensovilla che va a calciare con il destro, la respinta un po' così di Colombi, poi Mensovilla sbaglia il tentativo di traversone. Zito prova ad andare fino in fondo, lo affronta Gozzi, Zito, pallone un po' corto, c'è il contatto, c'è il calcio di rigore. 20 secondi sul cronometro in questa ripresa. La rincorsa breve del laterale sinistro della Juve Stabia. Poi col destro Colombi, super parata, ma non può nulla sul tap-in di Fabio Caserta, che dunque al secondo della ripresa porta avanti la Juve Stabia. È stato straordinario Colombi. Acquistini sbaglia retropassaggio, Bozugi, grande giocata, mette gol sulla sinistra per Lazarevic che entra in area, Lazarevic, Nocchi con la mano di richiamo, grandissima azione del Modena con il lavoro straordinario di Bozugi. Fischio da parte di Velotto, va a Caserta, una botta nell'angolino sulla quale si esalta Colombi, poi Gozzi mette fuori, quindi la Juve Stabia. Zito, lo spazio per andare al cross, perché c'è invece la fidarsi ancora di Conzo, nuovo triangolo, palla che arriva dalle parti di Caserta, ci va a calciare col destro, ha trovato la deviazione, ha trovato il calcio d'angolo, mentre Zito è rimasto a terra nella parte iniziale dell'azione. Con un braccio forse il giocatore della Juve Stabia ha toccato la sfera, attenzione però a Stanco, in campo aperto, la grande uscita bassa, rischiosa, ma efficace di Nocchi. Acquistì sulla destra, Caserta lo vede, ancora una volta perna saltato secco, attenzione a Verdi che è dentro l'area, Acquistì invece vuole Caserta, buca tutto Zucci e Caserta si divora tu per tu con Colombi il match point. Rinvio da parte di Nocchi, non si recupera invece nient'altro, finisce dunque dopo il quinto minuto di recupero al match del Menti, la Juve Stabia ritrova la vittoria che mancava da praticamente un mese.